Paolo Petrini, vicepresidente della Regione Marche. Quest'oggi una conferenza stampa qui in Comune di Fermo per spiegare che cosa? Per spiegare che il nuovo ospedale di Fermo sta velocemente diventando una realtà, poiché entro l'anno andremo alla pubblicazione del bando per l'appalto della costruzione dello stesso, cosa che ci permetterà poi di vedere l'inizio dei lavori nel corso del prossimo anno. Un traguardo davvero importante, non solo per questo territorio, ma per un territorio più vasto, poiché avere un nuovo ospedale significa avere spazi adeguati, significa avere una raggiungibilità certamente anche migliore in quel territorio dove è previsto, lì a Campiglione San Claudio, ma certamente la cosa che più ci soddisfa è quello che un nuovo ospedale prevede una nuova piastra tecnologica, quindi significa che potremo affrontare l'assistenza sanitaria nella maniera più efficace che le ultime tecnologie ci consentono. Le principali specializzazioni le vogliamo ricordare? Di fatto ci sono tutte tranne quelle di eccellenza, adesso non so elencarle tutte quante, ma certo non ci saranno i trapianti o la cardiochirurgia o cose comunque di questo genere. Tempo previsto per la fine invece dei lavori? Dopo l'inizio sono previsti 3 anni per la conclusione dei lavori. Il futuro dell'ospedale di Fermo in conclusione si sa già, del MUR ovviamente. Cioè dell'attuale struttura? Sì, l'attuale struttura. Beh, che fine farà? Al di là di quello che potrebbe anche essere un uso parziale per una funzione di tipo distrettuale, ma questo poi lo concorderemo con la città di Fermo, che certamente sotto il profilo urbanistico ha anche un bel impegno da assolvere.